ho una proprietà proprio di fronte al generatore. E stavo dicendo che quello che vedono questi occhi sono cose indescrivibili. Non ci sono parole, non ci sono parole. Di giorno gli operai che lavorano dormono, di notte guai, guai veramente, rumori. Scusate l'espressione, puzza, ma puzza nel vero senso della parola. A circa 400 metri dal generatore ci sono i rilievi, dico scusa, poi puoi aggiungere, scusate, perché io sono abituato a dire le cose come stanno, no? C'è, sono i rilevatori che non hanno mai funzionato, che io sappia. Me ne accorgo che ci sono delle persone che vanno a prendere, perché lo dico con grande, senza paura, ormai è quello che stasera sono qui, scusatemi che passo un discorso all'altro, sono venuto perché ho dei nipotini che mi crescono, ho i figli che crescono, e vivere e vedere queste cose, che la gente muore, ci sono centinaia, abbiamo il più alto tasso di mortalità di cancro nella zona. Vedere i giovani, fino all'altro giorno, una giovane di 17 anni che muore di tumore, per questo i genitori, e questo è il premio che i nostri parlamentari, i nostri tecnici ci premiano. Io lo raddoppio perché ancora i morti sono pochi, ce ne devono essere ancora di più. Perdonatemi se parlo, mi voglio anche focare di quello che è vero. Me ne accorgo che stavo solo ritroso di quello che stavo dicendo, che quelle persone che vanno a fare i rilievi per vedere il genere, compagnia bella, arrivano dal generatore e arrivano con le mani in tasca. Quando escono come un polsone. Non bastano questi, sono pochi ancora. Perché il polsone lo portano dalla mano destra e la mano sinistra. E nella tasca che cosa porta? Porta un portone. Quindi ci vuole il grattocchio e un inceneritore. E noi che facciamo, militari? Stiamo qui a guardare ai nostri parlamentari, ai queste tecniche, ma non c'è quello. Ora io, Napoli non vuole l'inceneritore, Roma non lo vuole, l'ho visto ieri sera nella televisione, che non lo vuole. E noi che siete lì, che diventiamo? Avanturiera in Italia? Io non lo so. Io incomincio, le forse mi incominciano a abbandonare, non ce la faccio, però non me la sento a non partecipare a queste riunioni, ma di quei giovani, questi giovani, che cosa fanno? Vanno a giocare al pallone. Quindi questa manifestazione di Gerardo, che mi dispiace che io sarò assente, per motivi che purtroppo non ci sarò, però sto preparando di quelle le mie possibilità, le mie piccole possibilità, sto preparando altri che ci saranno sicuramente. Però io non sto facendo nulla. Però non è questo il premio che i nostri parlamentari ci devono dare nella zona, perché mi ricordo quella zona che era una zona fiorente, Lania, Cicerna, dove sorge il generatore, il Bosco di Rosario, hanno rovinato tutto. E lo dico con grandi. Perché vedo, sento e voglio aggiungere un'altra cosa. C'è stato un anno fa, 2 anni fa, un grande giornalista d'Italia, uno dei più grandi, non faccio nome, non per correttezza, è venuto a trovarmi nel mio terreno che di fronte a quel generatore. Mentre stava facendo le rilievi delle riprese, con macchine prese, con macchine fotografiche e tutto, mi hanno tartassato di notte, di giorno, di telefonate, sono venuti, chi era, che cosa voleva, no, 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 non hanno fatto questa persona di mandare in onda tutto quello che avevo fatto. Ma mi domando, ci vogliamo combattere queste persone? Che mi combatto? Io li combatto da solo, li combatto. Loro non li vedono, io li vedo, e loro che fanno, questi parlamentari, la gente che cosa fanno? Non lo so. Io non so se mi sono spiegato quello che voglio dire. Benissimo. Però la verità era pura verità. Vedendo questi innocenti che crescono, e dico, ma domani, qual è il vostro libro? Dove si va il premio che ci danno? Per il povero lavoratore che lavora la mattina a sera,
provocare qualcosa per sfamare rabbia. E poi c'è un premio come un mazzato che deve morire in tutti i diritti fuori. Questo è il primo che gli dà. Però non basta, quindi non dico, almeno aggiustare quello che c'è, ma non funzionare. Mi dicevano che i figli, un figlio che costa circa 25.000 euro, che non so se risulta verità, non l'hanno mai cambiato. È vero o non è vero? Chi è mai a controllo? Come sono questi controlli? Ci sono i facili tutti. Nessuno può mettere una strategia. Assolutamente. Sono cose nuove. Quello è cosa vuole fare. E noi stiamo qui a discutere, a parlare. Perdonatemi se io volevo dire le cose veramente che spero che stendo per dire. Questo non è che sì, facciamo questa però diciamo che non ci dobbiamo nascondere, perché io a questo punto queste storie fanno questi progetti che dicono la mattina alla sera facciamo per doppio, non sono parole, e concludo, vergognatevi.